Dicevo prima nel mio breve intervento che questa norma che riguarda bambini, portatori di disabilità e anziani, questa norma per l'amministratore di sostegno va tagliandata. Dopo 20 anni è necessario che ci mettiamo mano, perché in fondo i dominus di questa, che attuano questa legge, sull'attuazione di questa legge, sono due: un magistrato e poi un avvocato o un professionista che entra nella carne della persona. Non dobbiamo più spogliare di diritti le persone rimangono tali anche quando diventano disabili, anche quando diventano fragili. E il tagliando va fatto in questo: non è possibile che si possa delegare ad una sola persona la vita e le sorti e progressive, ma organismi come il nostro, organismi di volontariato, organismi che operano e che stanno all'interno, che conoscono bene quali sono le difficoltà che incontrano queste persone, dovrebbero intervenire nel processo. E siccome il volontariato fa questo, allo Stato non costerebbe nulla, ma sicuramente migliorerebbe la funzione e sicuramente non ci sarebbero le distorsioni che ci sono oggi tra l'amministrazione di sostegno e la persona che viene individuata. Quindi noi staremo su questo, lo proporremo, lo porteremo avanti a tutti i livelli istituzionali e sicuramente miglioreremo questo sistema.